Signori, buongiorno e benvenuti sul canale di Travel with Doug. Oggi finalmente sveliamo la moto. Bene, cominciamo a svelarvi che la moto è una bestia nel vero senso della parola. Vi dico solo, 170 cavalli, 125 Nm di coppia. E se non avete ancora capito di che moto stiamo parlando, ora è giunto il momento di mostrarvela. Va bene, passiamo al perché ho scelto questa moto, ringraziando i moscerini che mi stanno accompagnando nella registrazione di questo video. Diciamo che le motivazioni sono tante. Ero molto tentato, devo essere sincero, a prendere la nuova V2, ma in realtà ho visto che è cambiato davvero molto poco e insomma, stessi cavalli, stessa potenza, cambiavano proprio delle piccolezze. Ho preferito sinceramente fare un upgrade importante. Avevo provato altre moto, avevo provato S1000XR, GS1250, ma sinceramente non mi hanno convinto. Mentre ragazzi, questo ha un motore che voi non potete immaginare, cioè a 3000 giri ti lancia fuori, è spaziale. Infatti io nel test ride che avevo fatto, sicuramente ero rimasto molto soddisfatto da questa moto e quindi la scelta è andata su questo. Considerato anche il fatto che il concessionario dove ho preso la moto mi ha fatto anche un buon prezzo, quindi devo essere sincero, sono molto soddisfatto di questa cosa. Un altro motivo per cui ho deciso di passare a questa moto è il fatto che abbiamo in programma a luglio un viaggio molto lungo di circa 5000 km in strade che iscrivetevi al canale perché sono pazzesche e vi ci porteremo. E quindi di conseguenza serviva un qualcosa con un po' di più di qualità di sospensioni e quindi abbiamo deciso di optare per le semiattive che monta questa moto. Altra cosa molto importante, siccome dobbiamo fare dei piccoli pezzi di autostrada, specialmente per la prima parte e per il ritorno, il cruise control era una cosa che mi mancava sulla mia vecchia moto e di conseguenza su questa ho trovato un'ottima qualità ed effettivamente sia il fatto che sia adattivo e che abbia anche il blinding spot è veramente una cosa molto interessante e che valeva la pena provare. Ovviamente poi vi farò una recensione intorno ai 1500 km in cui vi parlerò di che cosa va e che cosa non va in questa moto, i difetti che io ho trovato e quali sono i grossi pregi. Quindi mi raccomando, ragazzi, importante, iscrivetevi al canale che aiutate tantissimo me e questo video se vi interessano. E soprattutto così possiamo far crescere il canale e posso portare sempre dei contenuti un pochino più importanti e più carini. Ovviamente è sempre tutto gratuito, ve lo ricordo. Diciamo che anche i 170 cavalli e 125 Nm di coppia sicuramente mi hanno invogliato a fare un passaggio del genere. È chiaro, è una moto che ha su praticamente tutto, ha un sistema di navigazione anche integrato col telefono che si chiama Ducati Connect. Effettivamente la cosa bella di questo Ducati Connect è che può essere utilizzato come navigatore e di conseguenza tutto lo schermo della moto diventa un navigatore. Questa è una roba veramente molto interessante che andremo a provare e vi dirò anche come va. Ragazzi, non entrerò poi nei tecnicismi e tutte queste cose perché non sono la persona giusta per spiegarvele, ci sono sicuramente delle recensioni 100.000 volte più dettagliate e di gente molto più esperta di me. Io ve ne parlo di uso da
chi la prende, la tira fuori dal concessionario e la usa e comincia a capire che cosa va e che cosa non va in questa moto. La moto è stata acquistata insieme al Kit Urban e al Kit Touring. Per chi non lo sapesse, Ducati vende questi due kit. Il primo kit, il Kit Touring, è fatto dalle borse laterali, manopole riscaldate e cavalletto centrale, mentre il Kit Urban è invece dato dal bauletto posteriore e dal borsello anteriore con anche l'attacco per caricare i vari USB alla moto direttamente. Come potete vedere, la moto ha anche diversi tipi di opzioni per le sospensioni, dove c'è solo pilota, pilota bagaglio, pilota passeggero bagaglio e auto leveling, in cui si adatta automaticamente capendo il peso. Questa è una cosa, ragazzi, veramente geniale. Inoltre, come vedete, esistono dei riding mode differenti che sono Sport, Touring, Enduro e Urban, che sono tutti selezionabili e anche modificabili. Un'altra cosa molto interessante sono i blocchetti dei comandi, che sono anche retroilluminati e che sono davvero molto fatti bene. Avete anche la possibilità di selezionare le manopole riscaldate o regolare le luci automatiche o meno. Al momento la moto non vorrei più di tanto andare a toccarla, a stravolgerla, ma a vedere magari se piano piano trovo qualcosa che possa essere carino da inserire all'interno della moto. Se avete qualcosa da consigliarmi, oltretutto fatemelo sapere nei commenti qui sotto, che sicuramente potrei valutarlo e vedere che cosa può essere aggiunto. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre vi chiedo il classico supporto, mettendo un bel like al video, iscrivendovi al canale e condividendo questo video. Un saluto da Travel with Doug! Thank you.